Salve a tutti ragazzi, benvenuti ancora una volta su Cortex Gaming e stavolta inauguro una specie di rubrichetta, l'ho chiamata così. Il nome che gli ho dato è vi porto a fare un giro sulle supercars virtuali. Dunque, il gioco in questione è RFactor 2. Pieno, l'ho inserito, ci ho inserito un sacco di macchine e un sacco di mod. L'idea in questione era fare alcuni giri sui circuiti più belli, più importanti del mondo, anche i retrocircuiti, cioè circuiti vecchi del 1960, del 70 e tutto, con le macchine anche vecchie. E vi porto proprio dentro queste supercar, proprio macchine da corsa, anche macchine d'epoca, di tutto, da corsa del tempo, in modo virtuale per farvi vedere come per farvi provare, diciamo, tra virgolette, sempre tra virgolette, come l'emozione di guidare una super, di vedere all'azione dall'interno una macchina da corsa. E di farvi fare dei giri come turistici, insomma, senza gare, senza niente, su queste grandi macchine. E ogni volta, ogni video cambieremo circuito, cambieremo macchina. E spero che vi piaccia come idea. E poi, se vi va, farò anche, vedete, ci sono anche dal menu le serie, quindi tutti i campionati e compagnia bella. Possiamo giocare anche online, ci mancherebbe tutto. Però la mia idea è proprio questa: farvi fare un giro sulle supercar più belle. E dato che, siccome sono fatte veramente bene su RFactor 2, come anche su Assetto Corsa, però per ora ho preferito RFactor 2 perché va meglio sul PC. È più fluido, diciamo, tra virgolette, e le macchine sono fatte veramente bene, sì, in modo simulativo. Ovviamente sono riuscito a recuperare un volante, quindi farò col volante perché col controller e tutto è quasi proprio impossibile. E avendo recuperato il volante, anche Formula 1 faremo col volante. E niente, il volante in questione, se mi interessa, è un Ferrari, marchiato Ferrari, della Trustmaster, quindi un Trustmaster marchiato Ferrari. E niente, io spero che vi piaccia l'idea. Troviamoci una gara. Io già avevo selezionato per iniziare il circuito di Indianapolis, che chi è che non lo conosce il circuito? Poi è facile, senza poche curve, quindi lo vale. Farò qualche giro su Indianapolis. La macchina è una Camaro, ve la faccio vedere. Ok, allora la mia idea era fare giri già dall'interno della macchina, quindi farvi vedere come si guidano queste macchine proprio simulative di questo gioco, che è veramente simulativo, come si guidano, e poi farvi vedere anche il replay dall'alto, dall'alto, insomma, tipo gara televisiva di quello che ho fatto, che facciamo sempre, intendo, faccio sempre tutto insieme, quindi diciamo che vi faccio vedere che facciamo insieme. Quindi io procedo con la gara, ecco, andiamo al caricamento, un po' lunghetto, però va bene, merita, vedete, Indianapolis Motor Speedway, dove si tiene, insomma, sapete, no? La Indy 500. La 24 ore, anche, insomma, un sacco di cose. Io adesso mi muovo. Bello sentire anche il rombo del motore, della macchina e di tutto. Quindi niente, in silenzio, poi parleremo dopo. Ci vediamo dopo questi giri per vedere, insomma, com'è andata la situazione. Spero di guidare bene, di non far figo di merda come tipo Euro Truck Simulator e compagnia bella. Dunque, sì, praticamente ho dovuto fare, vi spiego veloce veloce, vedete altri nomi perché comunque ho fatto pratica ed è bello vedere anche altre macchine in pista, mentre vai, non solo la mia. Quindi vedete che scorrono intanto le macchine e niente, buon divertimento, spero che vi piaccia e via, iniziamo. Thank you.
I replay della gara, della giri che ho fatto insieme alle altre macchine, e vediamo un po' come si vede stile televisivo. Ok, quindi adesso mi sono messo comodo e non faccio altro che commentare. Vediamo un attimo, ecco, vediamo la macchina che esce, la seconda, io sono sempre dentro, la terza, bello questo cacchio. C'è il limite di velocità, poi l'ho levato e adesso vado tranquillamente a tutta birra. Il gioco è bellissimo, tra l'altro, è solo che è un titolo molto simulativo, molto, si può fare di tutto, si può fare come si vuole, non sono io a quei livelli lì. Che quando vedo quando guido poi faccio una gara, ok, quindi guardo i replay, ieri quando vado molto difficile, ovviamente col volante è un circuito facile, non ci so curve, non ci so chicane, non c'è niente, sono le curve veloci, quindi sapere solo mettere in assetto molto bene in assetto la macchina. Poi quando faremo circuiti un po' più impegnativi. Verso gli ultimi giri che ho fatto, quelle due macchine proprio già sono poste dietro. Quindi devo sistemare un po' questo. Vedere a voi da lì dentro e dal di fuori come sono queste macchine su questo gioco, che è molto molto bello, come si vede anche da lì.
crescente. Credo che siano tre canti, credo proprio che siano tre canti. Era solo per farvi vedere, diciamo, facile, vedere come, cosa avevo in mente di fare, poi ovviamente ci sono anzi, gli ovali sono quelli un po' più facili da guidare. Ho sbagliato io, nettamente, perché ho chiuso la traiettoria sua. Lei mi superava all'interno, però vabbè, capita. Settate 1,5 miliardi di volte meglio delle mie, della mia. Il terremoto questa tre. Comunque credo che finito Formula 1 2016 potrei anche fare dei campionati con questi, vederle sia internamente che esternamente così come ho fatto adesso. Poi, come se avete notato, non c'è la mappetta, come c'hanno molti giochi di corse che ti vedi dove sono le curve, il circuito. Questo, essendo praticamente tutto simulativo, non c'è. Ti devi imparare a memoria il circuito. Ora, questo è un ovale e va bene così, ma quegli altri sono volatili per diabetici, cazzi amari. Va bene, signori, spero che il video con un altro video di R-Factor e della rubrica vi porto a fare un giro sulle supercar virtuali. Grazie da Cortex Gaming, e che un giorno ce la farò a dirlo giusto, e ciao ciao!